questo episodio di Autostrada per l'Inferno. E ci sarà un incidente. Si vede subito che non è un buon posto in cui restare. Devi tornare indietro. Il problema è che non parla inglese. Devi tornare indietro. È una manovra pericolosa. Ancora un po'. Oh, diamine. Non è una questione di pochi minuti. Oh, diamine, è saltato fuori. Ora il mio carro attrezzi è completamente inservibile. Queste strade sono tra le più pericolose d'Europa. Un clima ostile d'inverno tramuta le grandi arterie e le strette strade di montagna in trappole mortali. Stop, stop, stop! In tali condizioni, anche i migliori autisti superano i limiti. Oh, oh, oh! In tutta la Norvegia un esercito di soccorritori d'élite mantiene in movimento il paese. Da queste parti può succedere di tutto. E in questa stagione fanno tutti le cose in grande. Mi piace questo lavoro, ecco perché lo faccio. Questo fa bene agli affari. Nel gelido nord, dove solo i più forti sopravvivono, gli eroi delle strade ghiacciate hanno tutti ingrandito le loro attività. Dio benedica l'inverno. Con milioni di euro in palio, questi uomini rischiano tutto per fare di questa stagione la più proficua di sempre. Uno, due, tre! È davvero un figlio di puttana. Quest'anno voglio ampliare il mio regno. Diventerà più grande e migliore. Nel sud della Norvegia, Tord Poulsen è a capo di una compagnia di soccorso stradale e riparazione di veicoli da 7 milioni di euro che opera da due sedi. Oggi si trova nella sua officina nella città di Odda, quando arriva una chiamata. Uno spazzaneve è uscito di strada ed è caduto in acqua. C'è stato un grave incidente a poca distanza dalla seconda officina di Tord, a Rudal. Devo chiamare Thor Steinar, che è uno dei miei uomini migliori, e chiedergli di andare a vedere che cosa è successo. Oggi Thor Steinar è di servizio qui, perciò Tord lo fa partire subito. Lo raggiungerà appena potrà. Ho appena ricevuto una chiamata da Tord. Uno spazzaneve è caduto in un lago. È una missione enorme e l'unica persona di cui Tord si fida abbastanza da mandarla sul posto in attesa del suo arrivo è il suo braccio destro e cognato. Oggi sarà una giornata difficile perché nevica, tira vento e guidare uno spazzaneve su questa strada è molto complicato. Per quanto si possa essere prudenti, può sempre capitare un incidente. Sarà un intervento molto complesso. L'incidente si è verificato a 10 km dalla base, in una valle tra le montagne di Rodal. Quando ho visto lo spazzaneve nel fosso, mi sono detto l'autista è stato fortunato. Uno spazzaneve da 14 tonnellate è caduto in un lago gelato. Appena l'ho visto, ho capito che ci vorrà molto tempo e che sarà una sfida, ma sarà una bella sfida. Il conducente stava sterzando quando la ruota anteriore ha urtato il margine della strada. Ha perso il controllo e il mezzo ha rotto il guardrail, precipitando per 20 metri fino al lago. Il conducente è rimasto ferito nell'incidente. Il conducente ora è in ospedale, ma penso che stia bene. Lo spero. È un grosso intervento, molto grosso. Ci vorranno molte ore di lavoro. Sarà un intervento di proporzioni colossali. Per giunta nevica intensamente, il che rende complicate le condizioni di lavoro e minaccia di seppellire lo spazzaneve. Perciò Thor Steinar ha chiamato rinforzi. Erland e altri due soccorritori arrivano a bordo di un secondo carro attrezzi. Insieme iniziano a studiare un piano. Sarà un'operazione insidiosa. Penso che sia meglio scomporre l'intervento in più parti, perché è un mezzo troppo pesante per essere recuperato tutto in una volta. Cominceremo dal serbatoio del sale. Il contenitore del sale da spargere sulle strade del peso di 2 tonnellate si è staccato dal mezzo. Nella prima fase delle 4 in cui hanno suddiviso l'intervento, gli uomini lo recupereranno. Tieni! Le autorità hanno chiuso la strada per 90 minuti per permettere loro di effettuare questa prima fase dell'operazione. Ma prima devono rimuovere ogni ostacolo. Ora stiamo tagliando gli alberi per evitare che
ci creino problemi mentre tiriamo su il serbatoio del sale. Eliminati gli alberi, il cassone del sale viene assicurato a un carro attrezzi. Thor Steinar e Erlend tenteranno di trainarlo lungo i 20 metri della scarpata. Tentiamo di tirare su il cassone del sale. Non è andata benissimo. Una catena ha ceduto. Una delle catene ha ceduto sotto il peso del cassone. La catena si è spezzata. Dobbiamo sostituirla. Speriamo che sia più resistente. Credo di sì. Earl, ok, aspetta che salgo. Sostituita la catena. Ci riprovano. Sono riusciti a issare il cassone per 18 metri. Ancora un po'! Quando improvvisamente incontrano un ostacolo. Merda. Mentre tiravamo su il cassone del sale, abbiamo scoperto che il guardrail costituiva un grosso problema. Il cassone si è incastrato e i 90 minuti a disposizione di Thor Steinar stanno per scadere. Tra poco le autorità insisteranno per riaprire la strada. Appena in tempo arriva il capo, Tord. Oggi è Thor Steinar il capo di questo intervento. E se qualcuno lo nega, è un bugiardo. È stato il primo ad arrivare, perciò deve assumersene la responsabilità. Ok. Allora, Erlend, io devo andare a casa adesso. Mi sento male. Va bene? No. Devi lavorare. Un'operazione come questa presenta molte sfide. Perché a volte pensi che le cose saranno facili, ma poi incontri dei problemi inaspettati e devi trovare delle soluzioni. Dovremmo rimuovere l'intero guardrail. Sì, potremmo provare. Dobbiamo toglierlo completamente di mezzo. Tiriamolo via e sarà tutto più facile. Hai ragione, è un ostacolo che va rimosso. C'è molto da smontare qui. Non è una questione di pochi minuti. Hanno smontato il guardrail, ma devono ancora spostarlo fisicamente dal tragitto del cassone del sale e il tempo è agli sgoccioli. Sì. Abbiamo tempo solo fino alle 3:30, perciò bisogna continuare a tirare. Sì. Mancano 14 minuti. Rimosso il guardrail. Gli uomini hanno solo pochi minuti per portare il cassone del sale sulla strada, sospendere l'operazione e fare largo al traffico. Aspetta, aspetta! Ok? Quest'affare non è leggero come sembra. Sì? Non si muove più per ora. Allenta un po' i cavi, Erlend. L'ho già fatto. Sì. Qui è stabile. Sganciamoli. Ora dobbiamo riaprire la strada perché ci hanno detto che alle 3:30 bisogna ripristinare la circolazione. Ormai ci siamo. Dobbiamo fermarci e aspettare che il traffico defluisca. Subito dopo ci rimetteremo al lavoro. Sì, a volte bisogna chiudere e riaprire la strada più volte ed è molto stressante. Perché certe volte, mentre lavori, tutto sta andando bene. Sai come fare quello che devi fare. E improvvisamente devi fermarti. Devi interrompere quello che stai facendo. Spostare tutti i mezzi, rimuovere le attrezzature, toglierti di mezzo e aspettare. Non puoi farci niente. Almeno possiamo mangiare qualcosa. Pizza. Olaf arriva con tempismo perfetto. Ora possono fare il piano di energie prima di riprendere l'operazione. Vi va un po' di pizza? Dove l'hai presa? È minuscola. È fottutamente buona. Nel sud,
Tord e il suo team sono alle prese con pessime condizioni meteo e devono recuperare un mezzo spazzaneve da 14 tonnellate uscito di strada e precipitato fino a un lago gelato 20 metri più in basso. Le autorità hanno dato loro appena 90 minuti per fare il possibile prima di riaprire temporaneamente la strada al traffico. Ancora un po'! Nonostante la rottura di una catena, gli uomini sono riusciti a issare il cassone del sale da 2 tonnellate fino alla fine della scarpata. Vogliamo recuperare il mezzo in 4 pezzi. Prima il cassone del sale, poi il secondo cassone, quindi la pala spazzaneve e infine il camion. Rimettiamoci al lavoro. Il cassone del sale è ad appena un metro dalla strada. Dopo averlo portato al sicuro, potranno occuparsi degli altri 3 pezzi. Abbiamo attaccato tutti e 3 i cavi al cassone. Ora dobbiamo solo trainare e pregare. Tiriamo, adesso! Ha funzionato tutto alla perfezione. Il primo pezzo è salvo, ne mancano 3. Il prossimo pezzo da tirare su è il cassone alto. Il cassone alto, o cassone di carico, è smontato dal corpo del mezzo spazzaneve. Ora dobbiamo capire come portarlo fino alla strada. Se riesce ad agganciarlo sul davanti, potrò farlo girare in questo modo. Capito? Mentre Thor Steinar si occupa del cassone alto, Tord vuole guadagnare tempo e contemporaneamente scollega la pala spazzaneve dal corpo del mezzo. Io ed Erland ci occupiamo della pala, mentre Thor Steinar e Kirsty portano su il cassone, che poi qualcuno verrà a prendere. Ma Thor Steinar è preoccupato dalla presenza di Tord ed Erland sul fondo della scarpata mentre traina il pesante cassone. È una manovra pericolosa, perché il cassone potrebbe cadere. Se il cavo si spezzasse, il cassone andrebbe proprio dove si trovano loro. Una catena ha già ceduto sotto il peso del cassone del sale all'inizio di questo intervento. Thor Steinar può solo sperare che non succeda di nuovo. Abbiamo riportato sulla strada anche il cassone alto. Abbiamo portato a termine 2 delle 4 fasi dell'operazione. Le condizioni meteo continuano a peggiorare e Thor Steinar, Tord e il team sono solo a metà intervento. E la parte più difficile deve ancora venire. Nel sud, il soccorritore stradale Bjorn Legrid gestisce un'impresa di soccorso e riparazione che ha recentemente espanso. Ho costruito una nuova stazione di rifornimento e una nuova officina per le automobili. Da 30 anni sulla breccia, Bjorn si vanta di lavorare quasi sempre da solo. Ed è per questo che nel mondo dei soccorritori stradali è noto come il lupo solitario. Quando lavoro, di solito lavoro da solo. Ho sempre lavorato da solo. Pronto? Ha bisogno di assistenza? Accendo il motore e arrivo. Ho ricevuto una chiamata da un camionista bloccato sulla montagna. Probabilmente la strada è un po' scivolosa e dobbiamo andare a vedere com'è la situazione. Un autotrasportatore norvegese ha chiamato Bjorn perché si trova bloccato in un punto pericoloso. Dopo un viaggio di 26 chilometri, Bjorn arriva sul posto e trova più di un mezzo fermo. La strada è bloccata ed è una curva in salita. Ecco, vedo un camion fermo e anche un altro. Devo scendere e andare a vedere.
Ho capito subito che era un pessimo posto in cui restare. C'era molto traffico e poco spazio. Due camion non possono passarci. È proprio un brutto posto in cui fermarsi. Se Bjorn non libererà al più presto questa curva cieca, sarà solo questione di tempo prima che si verifichi un incidente. Nel sud, il lupo solitario Bjorn è appena giunto sul luogo di un ingorgo formato da tre mezzi in corrispondenza di una curva cieca su una strada in salita. Il suo cliente norvegese è intrappolato nel mezzo. Ho capito subito che era un pessimo posto in cui restare. C'era molto traffico e poco spazio per i due camion. Bjorn si fa raccontare la dinamica dell'incidente dal camionista che l'ha contattato. Stavo salendo e ho incontrato quel camion fermo sulla strada. Ho tentato di superarlo, ma ho perso tenuta al centro della strada. Il camionista norvegese ha preso una curva su una strada in salita e si è imbattuto in un camion rumeno fermo. Ha preso velocità quanto bastava per superarlo, ma poi le ruote hanno iniziato a girare a vuoto e le catene hanno ceduto. Così si è fermato. Quindi è sopraggiunto un terzo veicolo, un furgone rumeno, e anch'esso ha perso presa sull'asfalto. Ha superato il camion norvegese, ma poi si è bloccato, intrappolandolo. È fottutamente pericoloso in quella posizione, con il traffico che continua a passare sulla strada. Ah, non lo so. Devo spostare questo camion prima di potermi occupare degli altri. Per liberare il suo cliente, Bjorn deve far tornare indietro gli altri due veicoli in retromarcia in discesa. Ma non sono suoi clienti, perciò può solo sperare che decidano di collaborare. Si avvicina al camion rumeno, che è l'ultimo della fila. Non possiamo restare qui. Deve tornare indietro per permettermi di risolvere la situazione degli altri due mezzi. Inglese? Parli inglese? Non parlo inglese, no. È meglio se torni indietro. Ovviamente è un problema enorme se il conducente non parla inglese. È impossibile comunicare con lui. Bjorn non ottiene alcun risultato, così decide di provare con l'altro veicolo all'estremità opposta. C'era un furgoncino alla testa della fila. Ma questo tizio qui certamente non può restare dove sta adesso. Deve tornare indietro. Ho guardato i suoi pneumatici e ho visto che non erano adatti all'inverno. Erano pneumatici estivi. Salve. Salve. Non può restare qui. Deve tornare indietro. Non capisco bene l'inglese, mi dispiace. Eh? Non capisco bene l'inglese. Ok, sì. Devi tornare indietro. Non puoi restare qui. Lo puoi spostare tu, il mio furgone? Eh? Il mio furgone è bloccato. Sì, ma devi spostarti. Il mio furgone? Sì, ma devi tornare indietro. Tornare indietro? Sì, indietro. Fai inversione. Ah, inversione. Devi tornare indietro. C'era lo stesso problema. Anche lui non parlava una parola d'inglese. È sempre un problema. Non vuole spostarsi. E superarlo sarà difficile. E in più non parla inglese. È davvero una situazione di merda. Il problema è che la strada era troppo scivolosa per gli pneumatici estivi. Se avessi avuto quelli invernali sarebbe stato più facile. Doveva tornare indietro, ma avevamo un problema. Non faceva quello che gli dicevo, non riuscivamo a comunicare. Il lupo solitario ha le mani legate a causa della barriera linguistica e decide di chiedere aiuto. Pronto? Qui è la Eidfjord Car Rescue. Sapete se ci sono mezzi della polizia sulla strada per Eidfjord? L'unica cosa che potevo fare era contattare la polizia e sperare che mandassero qualcuno ad aiutarmi, perché questo tizio non mi capiva. Non voleva essere aiutato e speravo che la polizia potesse venire lì a dirgli che non poteva restare dove si trovava. Ci sono tre veicoli fermi, ma non posso fare niente perché due dei tre non vogliono che io li aiuti. Ok, sì, grazie. Questo intervento si sta rivelando molto più complicato di quanto il lupo solitario si aspettasse. Nel sud, Tord, Thor Steinar e un team di soccorritori stanno tentando da 5 ore di recuperare un mezzo spazzaneve da 14 tonnellate caduto in un lago gelato. Per ora sono riusciti a portare il container del sale da 2 tonnellate e il cassone di nuovo sulla strada, 20 metri più su, lottando contro un'intensa nevicata. Ma sono appena a metà di questa missione suddivisa in 4 fasi. Mancano ancora la pala spazzaneve e il corpo principale del mezzo. La prossima tappa del piano prevede di portare sulla strada la pala spazzaneve. Ma Tord teme che trainandola lungo la scarpata si danneggi. Devono trovare il modo per sollevarla e impedire che si incastri tra la vegetazione e le rocce.
Fallo provare, magari riesce a sollevarla. Può mettersi qui. Ma non avrà spazio per le gambe. E se arriva lì sulla fiancata? Il piano prevede di usare la gru per sollevare lo spazzaneve fino alla strada. Un'autogru è già sul posto per prelevare il cassone di carico. Ora sperano che la stessa autogru possa aiutarli a recuperare la pala spazzaneve senza danneggiarla. Faremo molto più in fretta usando la gru. È già sul posto, tanto vale usarla. Ecco che dobbiamo fare. Thor Steinar sposterà il suo mezzo, ok? Sì. Poi si posizionerà qui. Caricherà il cassone sul suo mezzo e la pala la metteremo lì dentro. Per prima cosa, l'operatore dell'autogru caricherà il cassone recuperato in precedenza. Quindi, se riuscirà a portare sulla strada la pala spazzaneve, la metterà all'interno del cassone. Forse può funzionare. Vedremo. Ma prima devono collegare la gru alla pala spazzaneve. Vuoi che tiri un po' il cavo adesso? Sì, se ci riesci. Di un paio di metri. La gru non ha un raggio d'azione sufficientemente ampio, quindi dovremo usare l'argano del carro attrezzi per portare la pala verso la gru. A quel punto il braccio della gru potrà raggiungerla e portarla sulla strada. Oh, diamine. Oggi è una giornata dura perché nevica, tira vento e sono bagnato fradicio. Ma devo restare ottimista e continuare a lavorare. La nevicata logora il morale e, per giunta, appesantisce di neve le parti del mezzo ancora da recuperare. Ah, non sono le condizioni ideali per lavorare, ma che possiamo farci? Il team isserà la pala per 2 metri, sospendendola in aria nella speranza che la gru riesca ad agganciarla. Posso iniziare a trainare? Sì, procedi pure. Ora riuscirà a raggiungerla con la gru. È abbastanza vicina? Sì. Ok, ora sganciala. La solleviamo noi. L'hanno spostata di un paio di metri. Ora possiamo usare il braccio dell'autogru per sollevarla. Sì! Ok, avanti! Sì, adesso ci siamo! Ora sperano che la pala entri nel cassone di carico. Attenzione alle mani. Giù, giù, vai giù. Perfetto. Il team lavora da 6 ore a questo epico intervento di recupero in 4 fasi e si avvicina lentamente alla conclusione. Ma la tormenta si avvicina e potrebbe costringerli a fermarsi prima di iniziare a misurarsi con il pezzo più grosso, il corpo principale dello spazzaneve. Siamo tutti bagnati fradici. E sarebbe bello poterci cambiare, ma non abbiamo indumenti asciutti con noi. Dobbiamo stringere i denti e portare pazienza. Ora abbiamo portato a termine 3 fasi su 4. Ci resta soltanto la bestia. Il lupo solitario Bjorn sta tentando di aiutare un cliente norvegese il cui camion è intrappolato tra 2 veicoli rumeni. È fottutamente pericoloso in quella posizione, con i mezzi che continuano a passare. I 3 mezzi si trovano all'uscita di una pericolosa curva cieca in pendenza e non hanno la forza di trazione sufficiente per proseguire in salita. Per liberare il suo cliente, Bjorn deve far tornare indietro i 2 mezzi che lo precedono, sbarrandogli la strada. Non era un buon punto, perché se fosse arrivato qualche grosso mezzo, poteva non riuscire a fermarsi sul fondo scivoloso. E rischiava di venirci addosso. Sarebbe stato il caos. Ma la barriera linguistica gli ha impedito di spiegare ai 2 conducenti rumeni che cosa devono fare. La situazione è molto semplice. Come vedete, non possiamo fare niente, perché 2 veicoli ostruiscono la strada. Il problema è che gli autisti non parlano inglese. È una situazione
che capita spesso. Pronto? Qui è la Edgefjord Car Rescue. Bisognoso di aiuto, Bjorn ha chiamato la polizia e in attesa che gli agenti arrivino, prova di nuovo a comunicare con il conducente del veicolo alle spalle di quello del suo cliente. Avevo tentato di dirgli che bisognava mettere le catene. Sì, ma ci vogliono le catene sulle gomme. Catene! Le catene qui! Perché senza catene è pericoloso. La strada è scivolosa. Sì, sì, sì. Prendi velocità. Sì, 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 sì. Devi usare le catene. Le catene, sì. Monto le catene. Non so. Non ero sicuro che sapesse come si usavano le catene. È un problema comune tra gli stranieri che in inverno sono in difficoltà su queste strade. Non usano le catene e non hanno esperienza di guida in Norvegia. Le catene, sì. Sì. Monto le catene. Ciao. Al telefono è la polizia locale. Bjorn conta sul loro aiuto per risolvere il suo problema di comunicazione. Era la polizia. Pare che non possono venire. Aspetta un momento. Devo calmarmi. Qui ci sarà un incidente. Non avevano tempo. Erano troppo lontani. Significava che dovevo risolvere questo problema da solo. La polizia non può intervenire e il lupo solitario fa qualcosa di molto raro. Contatta un collega. Pronto, sì. Non hai tempo per venire qui? Ma incassa un altro no. È davvero preoccupante. Ci sono camion che salgono e scendono da questa montagna. Siamo... È un c***o di problema. Stiamo rischiando la pelle. Sì. Pronto? Qui è la Edgefjord Car Rescue. Potete chiudere la strada, per favore? C'è un problema. Ho chiamato l'autorità delle strade e ho detto che dovevano chiudere la strada perché era troppo pericolosa la situazione attuale. C'erano troppi mezzi pesanti che venivano da entrambe le direzioni e non c'era spazio sufficiente per farli passare. Va bene, ok, grazie. Arrivederci. Con la strada chiusa, Bjorn ora deve convincere l'autista rumeno del furgone a tornare a valle. Fa inversione e torna indietro. Ma è molto scivoloso. Non lì, devi procedere qui. Marcia indietro. Inversione e via. Sì. È chiaro che quest'uomo non era abituato a guidare in inverno. Sarebbe stato facilissimo riportare il suo veicolo a valle senza problemi. Ma lui non se la sentiva. Tuttavia doveva farlo. Perché stava bloccando la strada e mi stava impedendo di lavorare. Non potevo fare niente se non se ne andava. Ci riprovo. L'uomo non è convinto di volersi arrischiare. Bjorn dice anche al secondo conducente rumeno di fare inversione. Cac! Devi tornare indietro! D'accordo, non c'è problema. Ho tentato di dirgli per l'ennesima volta che doveva tornare indietro. Ma l'uomo fa l'esatto opposto di quello che Bjorn gli ha chiesto. All'improvviso si è girato ed è ripartito nella direzione sbagliata. Ma è fottamente stupido, o lo fa apposta? Non credevo ai miei occhi. Era troppo stupido. Non potevo pensare che avesse equivocato. Era impossibile sbagliarsi. Insomma, non so che dire. Era davvero... sì, troppo stupido. Perché l'hai fatto? Dovevi tornare indietro e devi mettere le catene alle gomme. Testa di c***o. Il lupo solitario Bjorn ha una gatta da pelare. Il suo cliente norvegese è bloccato su una curva in salita tra due autoveicoli rumeni. Per liberarlo deve negoziare con i conducenti rumeni, che non sono suoi clienti, e convincerli a fare inversione e tornare indietro. Ma è fottamente stupido, lo fa apposta! Ma nessuno dei due parla l'inglese. Invece di mettere la retromarcia, il conducente del veicolo di coda è partito in salita, senza le catene alle gomme. Perché l'hai fatto? Dovevi tornare indietro e devi mettere le catene alle gomme. Testa di c***o. Il conducente rumeno si arrende e finalmente ingrana la marcia indietro. Se scendi fino a lì, lui avrà abbastanza spazio per togliersi di mezzo. Ora che il camion rumeno non è più d'impaccio, il cliente di Bjorn ha spazio per scendere fino al punto pianeggiante dove montare le catene da neve. Non c'erano problemi con il conducente norvegese, perché queste cose gli erano successe molte altre volte. Doveva solo scendere di qualche metro e mettere delle catene nuove.
E non avrebbe avuto più problemi. Fermati qui, vado a prendere delle catene nuove, così le montiamo subito. Ora devo far togliere di mezzo questo idiota. Con due dei tre veicoli portati al sicuro più a valle, ora Bjorn deve occuparsi del terzo, un furgone alla testa del piccolo ingorgo, il cui conducente non si sente a suo agio sulle strade ghiacciate. Devi tornare indietro! Sì. No, così non va bene. Stai bloccando la circolazione. Aveva paura di guidare in retromarcia, ma non era affatto un problema. Doveva solo prendere coraggio. Non è difficile. Non così tanto. Ora puoi... Avanti, qui, qui, avanti, la dritta. In questi casi vorrei far scendere il conducente e fare da solo, ma non posso. Meno male che non guidano mezzi più grossi, fotti dilettanti. Non c'è problema, puoi vederlo anche tu. Con i tuoi occhi. È troppo pericoloso far guidare persone come queste sulle strade norvegesi. Ci sono troppi incidenti causati da guidatori incapaci. Almeno ha fatto quello che gli ho detto di fare. Quando avevamo finito con le catene, abbiamo deciso di fare una prova. Prova a guidare su quel lato. Sì. Ora spero che possa cavarsela da solo. Questo intervento è stato complicato dall'incomunicabilità, ma finalmente Bjorn ha risolto il problema e ha rimesso il suo cliente sulla strada. Mai mettersi in viaggio senza il suo numero di telefono. Se lui è contento, io sono contento. E ora me ne torno a casa. Nel sud, Tord e Thor Steinar stanno sfidando una tormenta per recuperare uno spazzaneve da 14 tonnellate dalla superficie di un lago ghiacciato. Dopo 6 ore di duro lavoro sono riusciti a riportare il cassone del sale da 2 tonnellate, il cassone di carico e la pala spazzaneve 20 metri più in alto, sulla strada. Ora resta solo il camion. È il problema più grosso. La scarpata è molto ripida. E trainando lateralmente rischiamo che il carro attrezzi si ribalti. Vedete quel ponte con le luci accese? Forse possiamo provare a tirarlo verso il ponte. Ma potrebbe essere molto difficile a causa della neve. Credo che raccoglierebbe tanta fotta neve che una volta arrivato lì ne sarebbe completamente pieno. Ma non c'è possibilità di tirarlo su da qui. Non possiamo recuperare il camion nello stesso modo in cui abbiamo recuperato gli altri pezzi. Dobbiamo posizionarci in un altro punto della strada. È un punto molto lontano, ma sono sicuro che sia la cosa migliore da fare. Non c'è spazio sufficiente per posizionare i carri attrezzi nel modo ideale. Tentare di recuperare la macchina dall'attuale posizione significherebbe rischiare di far precipitare nel lago anche il carro attrezzi. Ma riposizionandosi in corrispondenza del ponte a 60 metri dal corpo della macchina, gli uomini sperano di poter tendere i cavi in modo più vantaggioso, aumentando la loro forza di trazione. Ma non è un'impresa facile. La neve è profonda e pesante, perciò sarà una vera sfida trainare quella grossa macchina nella neve. Ma dobbiamo provarci, non abbiamo scelta. Sarà un lavoraccio. Il problema sono i 2 metri di neve che circondano la macchina. Opporranno resistenza quando tenteranno di trainare la macchina verso il ponte. Voglio andare laggiù per vedere da vicino come va. Forse il ghiaccio è più sottile del previsto e io sto per fare un bel bagno. La neve è pesante e profonda. Ma quanto pesi? 15 chili? Diamine! Per avere almeno qualche possibilità di successo, devono rimuovere quanta più neve è possibile. Ci vuole troppo cavo. La distanza è davvero enorme e non riusciremmo a far arrivare un cavo direttamente fino qui. Dovremo allungarlo per raggiungere la lunghezza necessaria.
Il carro attrezzi di Thor Steinar fornirà la forza di trazione primaria, mentre quello di Thord lavorerà dalla strada, lateralmente, per mantenere lo spazzaneve nella direzione corretta. Ora iniziamo a trainare il camion. È la fase più complicata di questo intervento. Ok, adesso stringo! Vado! Poco sarà mezzanotte e siamo tutti bagnati zuppi, ma la bestia è sempre più vicina. Sganciamo questo cavo! Gli uomini sostituiscono il lungo cavo speciale usato finora con quello principale più corto. Il camion è ancora lontano, dunque dobbiamo srotolare tutto il mio cavo. Gira a vuoto. Non ci voleva. Così è troppo lento. È facile srotolarlo. Già. Oh, dannazione. Che c'è? Si è staccato? Porca putt... Tentando di srotolarlo il più possibile, il cavo dell'argano ha finito per sganciarsi dal rullo. Ora il mio carro attrezzi è del tutto inservibile. Ho bisogno di una soluzione subito. Thor Steinar e Thord sono in missione per recuperare una macchina spazzaneve. Hanno passato 11 ore sotto una tormenta per recuperare la grossa macchina pezzo dopo pezzo e ora resta da riportare sulla strada solo il suo corpo principale. Ma mentre lo trainavano da 60 metri di distanza nella neve alta 2 metri, uno dei cavi si è sganciato e non possono andare avanti senza averlo prima riparato. Oh, dannazione! Che c'è? Si è staccato? Ora abbiamo un grosso problema. Thor Steinar è molto arrabbiato. È la legge di Murphy, no? Dobbiamo tagliarlo. Dobbiamo tagliare il cavo perché un'estremità è sfilacciata e non possiamo riagganciarla al rullo così com'è. Gli uomini recideranno il cavo sfilacciato per ricollegarlo al rullo. Thor, attento agli occhi. Sembra a posto. Proviamo. Sì, adesso ci siamo. Ora l'argano funziona di nuovo. È tutto a posto! Risolto il problema, possono continuare a trainare lo spazzaneve. Bene, Thor. Ok, fermiamoci un attimo. Sai, voglio proprio togliere di mezzo questo guardrail. Ma non possiamo scalzare i paletti dal terreno. Sì che possiamo. Una volta tolta la parte metallica, ne romperemo uno. Va fatto. Thor teme che la macchina che stanno recuperando si incastri nel guardrail. Ora rimuoveremo questa barriera metallica. E ci risparmieremo molto lavoro, perché non saremo obbligati a sollevare la macchina per farle superare il guardrail. Sarebbe un lavoraccio. Dannazione! Vieni, Thor. Ecco fatto. Dobbiamo togliere anche uno di questi, giusto? Il problema è che i paletti del guardrail sono conficcati profondamente nel terreno e non è affatto facile estrarli. Lo agganciamo a un cavo e vediamo se viene via. Così. Tira piano, vediamo che succede. Sì, viene via. Così risparmieremo un sacco di tempo, Thor. Eliminato l'ostacolo, gli uomini sono quasi pronti per la fase finale di un recupero che è iniziato ormai da 11 ore e mezza. E adesso viene il difficile.
devono trascinare la pesante macchina su una scarpata a 45 gradi fino al ponte. Per riuscirci, dovranno posizionare scrupolosamente i carri attrezzi, massimizzando la forza di trazione. Qualcosa del genere? Sì! Ok, puoi cominciare a tirare, Thor. Come vedete, ormai ci siamo quasi. Aspetta! Rischia di scivolare indietro. Olaf deve salire a bordo. Olaf deve assicurarsi che la macchina non vada indietro una volta giunta sulla strada. Olaf salirà a bordo e azionerà il freno per evitare che vada a sbattere contro il mio carro attrezzi. Tira ancora un po'. Così va bene. Stop! La motrice è sulla strada e ora siamo tutti contenti. Sì. Funziona ancora! Davvero? Funziona! Perché non l'hai accesa per riportarla qui da solo, Olaf? Dopo 12 ore di lavoro, la bestia è di nuovo sulla strada. Oggi Thor era il capo e ha fatto tutto lui. È stato davvero bravo. Dirigere un'operazione come questa è una grande sfida. Ma con un team come questo non c'è problema. Una passeggiata. Già. Un topo! Ehi, non scappare, vuoi un passaggio? Olaf guida lo spazzaneve e finalmente ce ne andiamo. Si torna a casa. Al quartier generale, mentre gran parte dei dipendenti di Thord sta dormendo per recuperare le forze dopo la missione di 12 ore della scorsa notte, il capo arriva in ufficio di buon'ora per preparare un piccolo festeggiamento. Oggi ho comprato qualcosa di buono per i miei dipendenti perché è stata una stagione molto redditizia e perciò si meritano una piccola festa. Sono stati molto bravi. E ho deciso di fare loro una bella sorpresa. Questa qui l'ho fatta io, per Olaf. Ciao. Come va? Dobbiamo festeggiare la fine di questa stagione con una torta. Così sono andato in pasticceria e ne ho comprate due. Non era mai successo, ma c'è una prima volta per tutto, no? Questa è per te, Olaf. È per quella sera che sono dovuto venire a soccorrerti. Sai, quando passi così tanto tempo a lavorare, è davvero importante avere un buon rapporto con i tuoi colleghi, perché rende tutto più facile. Il lavoro va così. Quest'anno abbiamo raddoppiato gli interventi. È dell'anno migliore di sempre, per me e per la mia compagnia. Sono orgoglioso dei miei uomini. In questa stagione hanno lavorato davvero bene per me. Thor Steinar, Erland, Olaf e NJ. Sono stati tutti bravissimi.